Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, la città di Fano e la diocesi hanno celebrato questa mattina la solennità del Santo Patrono San Paterniano. Dopo le diverse celebrazioni eucaristiche presiedute dai padri cappuccini, alle 11 si è tenuta la Santa Messa celebrata dal Vescovo Trasarti, con la partecipazione delle autorità civili e militari. La funzione religiosa è stata trasmessa in diretta televisiva sul canale 17 di Fano TV. Il Vescovo ha ricordato il lungo periodo dettato dall'emergenza sanitaria che ha riguardato ciascun cittadino. Il pensiero in occasione della giornata va alle vittime del Covid, alle famiglie che hanno subito un lutto e alle istituzioni e soprattutto al personale sanitario. Il cambiamento, dice Trasarti, sta nel ritrovare l'umanità e ritrovare noi stessi. Il Santo Patrono dà identità alla città, dà memoria, dà anche incoraggiamento, soprattutto ci fa ritornare alle origini del cristianesimo qui in città, terzo, quarto secolo dopo le persecuzioni. E oggi la Chiesa deve ripercorrere anche una santità all'oggi, dentro una mancanza di senso, dentro una fragilità psicologica e relazionale, dentro anche una situazione di povertà. Dobbiamo chiederci: io cosa posso fare oggi per vivere le beatitudini, per narrare il Vangelo? San Paterniano l'ha fatto nel 400 con la predicazione, anche con della fatica, anche quasi non da martire ma da fuggitivo. Noi forse dobbiamo farlo con inserirsi dentro al territorio, dentro le situazioni, portando il più possibile il profumo del Vangelo. Le celebrazioni del patrono coincidono in occasione dei 60 anni della ricognizione del corpo del santo. Per l'occasione sono state istituite 3 campane aggiunte a quelle presenti, dove recano il fregio che indica le 3 virtù teologali, fede, speranza e carità, per celebrare questi 3 doni e chiederli come intercessione al patrono per la città e per la diocesi. Un momento in cui una comunità si stringe, si sente partecipe e si sente più forte. È un modo per mantenere un contatto con le nostre radici, ma è anche un modo per guardare avanti. Vale per chi lo vive nella fede e quindi rafforza anche il suo spirito, ma anche chi non lo vive con la fede lo vive con un legame, come una tradizione legata alla nostra identità, alla nostra storia, alla nostra comunità. Quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, è stata annullata la tradizionale manifestazione della tombola in piazza. Via!